Se vi ricordate, nei video di qualche tempo fa avevo fatto vedere come stavo realizzando la mia casa, la mia nuova casa, la casa nuova della nostra famiglia, mettendoci proprio le mani direttamente io, quindi progettando alcune cose, progettando i locali, la loro destinazione finale, quindi come cablare anche tutte le stanze, non solo con i cavi di rete, ma anche con quello che sono proprio a tutti gli effetti le cablature vere che vengono fatte all'interno dei locali, diciamo di nuova costruzione, di nuova generazione. Quindi gli impianti di illuminazione a basso consumo, telecamere di videosorveglianza, tutto quello che era la domotica legato al mondo Legrand Bitticino, quindi un brand abbastanza conosciuto, abbastanza importante. Comunque commerciale, quindi dove si possono trovare e reperire pezzi e componentistica in giro per ormai qualunque tipo di ipermercato e supermercato. Ma fatto e finito tutto quanto, collegata alla loro, chiamiamola centralina, di gestione, l'impianto era quello. Certo, è modulare, si possono aggiungere altri pezzi, altre componentistiche, microinterruttori, relè, eccetera, ma quello è il mondo della domotica di Legrand Bitticino. Ovviamente molti amici interessati da questa cosa perché è molto bello comandare con la propria voce, grazie all'assistente vocale di Google oppure quello di Amazon oppure anche adesso l'integrazione con HomeKit di Apple. È molto bello, è molto pratico, è molto simpatico, però giustamente molti mi obiettano che il costo è notevole, perché va a impattare davvero tanto in quello che è la costruzione di un appartamento. Magari a volte potrebbe non essere necessario cablare tutta casa, ma magari solo alcuni locali, quelli più diciamo utilizzati e che possono avere un senso essere utilizzati vocalmente, o prese che possono essere utilizzate soprattutto vocalmente. Penso a accendere o spegnere delle luci di notte, o in emergenza attivare o disattivare degli interruttori, oppure delle prese, per esempio, penso d'estate, per quello che potrebbe essere un impianto di ventilazione, per forzare quello che potrebbe essere il raffreddamento di un locale, ma semplicemente, posizionando degli strumenti in una determinata zona e attivandoli magari in modo semplice vocalmente e senza andare a magari fisicamente arrampicarsi per attivare o disattivare, per esempio, un ventilatore. Ho guardato, ho controllato, ho fatto un po' di ricerche e ho scoperto che esistono, non da poco, da un po' di tempo, ma in questo momento sono davvero diventate molto pratiche, molto veloci e molto affidabili. Dei relè, microinterruttori, wifi programmabili, che si possono collegare ormai anche loro a tutto. Quindi Google, Amazon, Apple HomeKit, e sono dei micro relè Wi-Fi con una portata molto elevata di wattaggio, quindi si possono gestire davvero delle potenze anche nominali elevate rispetto a quelle, per esempio, dello standard di questi tipi di microinterruttori. Possono essere accoppiati a interruttori fisici, possono essere accoppiati a prese di corrente. Possono essere anche accoppiati direttamente come contatto diretto, per esempio per quello che potrebbero essere delle motorizzazioni che necessitano di una connessione con un attacco pulito, tipo per esempio mi viene in mente i cancelli elettrici di casa o le basculanti dei garage comandate elettricamente che magari necessitano di un contatto particolare per poter funzionare. Bene, questi prodotti che sono in commercio, vi ripeto, da un bel po' di tempo, sono i prodotti della Shelly. Vi lascio qui l'icona della Shelly. Li trovate ormai davvero anche loro in parecchi posti, li trovate su Amazon, li trovate su eBay, li trovate comunque anche in molti store, sia online che anche fisici, perché cominciano ad avere particolare punto di interesse, primo per la loro semplicità di utilizzo, secondo perché vi farò vedere la modularità che hanno e come sono semplici da collegare e da installare. Davvero un minimo minimo di attenzione la può fare davvero chiunque. Hanno appunto questi contatti abilitati, hanno, come vi ho detto, questa potenza di assorbimento nominale, di erogazione nominale, che sono comunque di un livello medio e medio alto, quindi non di bassa classe,
È vero, costano un pelino di più di quello che potrebbero costare una sua marca rivale, che è la Sonoff, tanto per intenderci, ma hanno proprio una progettualità completamente diversa, si appoggiano a un sistema di cloud diverso, si appoggiano a un'app che, ammazza, l'ho vista ragazzi, è fatta davvero bene, hanno una possibilità con una tipologia di questi relay wifi di controllare anche i consumi in tempo reale di quel tipo di interruttore, quindi me lo immagino collegato per esempio a un elettrodomestico dove viene monitorato per esempio in quel momento quanto sta consumando quell'elettrodomestico. Sono abbinabili per esempio, perché no, a quello che potrebbe essere un impianto fotovoltaico e quindi poter gestire un'accensione, uno spegnimento, un particolare punto di erogazione del nostro pannello fotovoltaico. Insomma, sono davvero modulari e possono davvero essere adattati a 100 miliardi di cose. Io ne ho acquistati due perché ho intenzione di provarli innanzitutto in una casa dove non c'è domotica e la tenterò un'installazione particolare a casa dei miei genitori, che hanno una casa normale e quindi non hanno neanche un impianto recentissimo, perché è un impianto di un po' di anni fa. Proverò a metterli in due punti particolari della casa in modo da vedere se innanzitutto si trovano bene, se possono gestire, diciamo, la vita domestica in un modo un po' più semplice per un paio di locali che ho già in mente di cablare, di fare questo tipo di lavoro, e se dovesse essere un buon punto di partenza per una parte domotica e vedo che comunque questa cosa loro garba e piace parecchio, penso che proverò anche a installare altre cose sempre nella loro casa, più che altro perché io noto ora che sono abituato ad utilizzare tutti gli assistenti vocali in casa, che ci tolgono davvero un po' di fatica in alcune cose, non in tutto, ma in alcune cose. E due persone comunque di una certa età che hanno la possibilità di poter utilizzare con la voce alcune cose in casa che prima invece non potevano fare, sicuramente questa cosa aiuta e aiuta parecchio. Quindi vi farò vedere questa cosa, vi farò vedere nel singolo particolare come si cabla uno Shelly, quindi come si collegano i cavi di uno Shelly, come si collegano a una presa passante e come si collegano a un interruttore, mantenendo comunque l'utilità click dell'interruttore, quindi senza toglierlo, anche perché la loro particolarità prima è che, essendo talmente piccolini, possono essere praticamente inseriti all'interno anche di prese vecchie, di quelli che sono i frutti delle prese vecchie, perché occupano davvero pochissimo spazio, occupano poco meno di quello che è lo spazio che necessita l'installazione di un interruttore standard, e quindi davvero tanta tanta roba. Detto questo, vi saluto e ci vediamo prestissimo con questo video. So che oggi non abbiamo visto nulla, ma era un video introduttivo di un video corposo che arriverà dopo, e ci vediamo nei prossimi video con la domotica, magari per tutti. Ciao a tutti!